solo le braccia, guarda tu. Sabatino. Cerco due ladri, Sabatino. Qua. Qua ci stanno solo ragazzi. E quelli ragazzi sono. Ieri sul lungomare hanno ammazzato un poliziotto. Ho sentito. Sono stati loro. No, ma magari sanno qualcosa. Io avevo capito due ladri. Comunque qua non è entrato nessuno, Se volete dare un'occhiata. Ah, c'è la sala dei pesi dove potrebbero... Venite, accompagnaci. Ecco, è qua dietro. Grazie lo stesso. Buona giornata. E mo' iate venne, eh? Iate venne, eh? Iate venne, eh? Pigliate la roba e andatevene via. Forza. Mi devo andare, sì, va buono. Pasqua, ma che sto sticco? Ma pure tu metti. A te, noi. Forza, usci. No. E se venite qui intorno non ci porto io in quest'ora. Perché non ti alleni qua? Invece che fare lo scemo con quello. Tieni un bello cazzotto. Ma trovate, oi? A sottare? Forza. A posto. Ma io so. Hai visto? Dite. Ma che sta succedendo nella vita? Ma che è sta storia? Perché lo vuole certo morto a ucciso. Vabbè, perché ti sta facendo? Ci stato tu? Il killer tra i capelli rossi. E a che ora si è tornata, ragazzi? Ma ricordo. Ma ricordo. E quando si è tornata a casa, con chi sei? Con la vita. Prima. Soli. Già sei con i compagni di noi? Sei sicuro? Soli. Ci siamo messi lì. A che ora sei tornata a casa? 9:30. A che ora sei tornata a casa veramente, però? 9:30. Stavi da solo? Sei con Monica Bellucci. Non mi hai capito. E rispondo, devo spiritoso. Hai capito o no? È guapo, Russo. E te lo porto qua, lei deve lui. No, no, che faccio? Io mi sto mettendo paura. Mamma mia. E Maurino. E chi ci stai cercamento? Sì, sono io. Siete su? E allora com'è che dici che qualcuno può dire che stavo là? Non ci fate niente. Rosario, a Vito Canus? A chi? Vito. Lo conosco a Vito. Ah. E ieri sera sei con Vito? No? Ecco, chi stai con Michele? Michele? Ti metto un culisse a te o tu isso? A Tarma. Ah, allora io fa pure lo spiritoso, aspetto. Fai lo spiritoso, se penso come fa lo spiritoso? No, lo spiritoso sta facendo lui, no? Io sto facendo lo spiritoso. Uè, andai sposto. Con capo. Ti piace tutto a cuore? Come? Fai cozzo, no? Ora che dici? Vabbè, A me personalmente lo è tutto quazzo. Colle a te. E pure a me. Mi resi di piacere qua, no?
Che dici? Vai. E dove lo dici? Adesso succede. Guarda. Vedi, facci sott'acqua. Ara, avastruz, ara! Faccia breeze, non va la stama al pino. Cazzo, cazzo, dammi! Vai, riprova! Oggi ci manso via te maccheroni, visto? Sì, certo. Ah, già stai mangiando? Ah, so. Poi devo cominciare, ti apposto. Ma devi che non puoi incazzare, non puoi venire. Che è successo? È successo qualcosa? Non ci sono poliziotto, no. Ma non che ci sono forze? Non ho buttato da questo. Ah, bravo. E allora? Non mi va a finire qua. Hanno pigliato pure con te? No, con me no. Hanno interrogato tutto quanto, però c'è che non voglio neanche. Pura, voglio neanche a te, l'intanto. Hai capito il piacere che ne posso avere? Ma devo mettere a fare qualcosa. Mettiti a fare di campo, mettiti a fare il scopatore, fare qualcosa. Che saluto a fare? Faccio il butto! Ma chi sa? Wow! Faccio parlare! Struzzo! Vuoi a parlare? Ma che vuoi? Ma fatti cazzo tu e basta! Spammo un scemo, se non ce la vita! Stai guardando? Come? Ma tu papà accorto. Ma telefono. Oh, ma mica dovrò, oh. Ma amo telefono, non ti sai, ma amo telefono. Bravo Riccio. No, ma sei Riccio. Ma chi hai chiamato? Oh, no, che stai facendo? Così non ci si riesce a mettere uno. Blanca, ci si sta avvicinando. Allora, pure, fa vai. Che va tu qua? Già più zona. Siamo
Oh, Michele, ma ci hai vissuto? Dico qualcosa a bere, no? Non mi si è trasso. Vado, vi dici ci vedi. Vista la macchina che te. Pronto? Uè, Luisella, ciao. Tutto bene? Aspetta. Pronto? Luisella. Mamma, veramente sei tu? Bella, ma quando si giù a tutto? Non ci sono come sta storia. Mi è come sta storia. Tu la cerci. Tu fa parlare, hanno fatto vivere l'acqua in mano. Mi è qua, non si è sfondata la traga. Ma tu stasera, mettiamo, la fa sì. C'è la prima per la cosa. Hanno fatto vedere l'acqua in margine che non si è spugnata la tragedia. Poi quando si sono accorti che hanno fatto guai, hanno pigliato voglione e l'hanno mettato a mare. Questo bordello per un fame in merda che pigliava i soldi. Allora? Che l'hai già portato? Ma non sapete tutto a posto? Avete bisogno di stessa macchina, eh? Vedi? Uscia mica. Facciamo la russa. Oh, ma lo sti? Ma? Ma lo sti? Passa dall'ufficio della mano. Sì. Ma gli vado a venire a casa, che c'è giuro. E 10? Oh, ma fra che è sta novità? E 10, c'è sto coprifuoco, la nuova legge che ha messo questo, e poi sto cazzo. Ma perché se un barri di ore 10 le morti ne fanno lo stesso? Ma tu non ti preoccupare, vattene a casa, te la cucina, forza, cammini. Andiamo sempre a cadere. Ma gitti qua tu qua. Cosa sei? Guarda, siamo. Io tu. Ballo, mi capì? Porto mamma. Sta, no? Io qua per te. Cioè, mai di caccia delle chiamate. E poi? E a te? Tu te ne vuoi qua? Ma quale era fosse battesimo? E tu? In macchina? Cosa passa in macchina? È buono. E ma che fai questo qua? Yeah.
Non ci vai a scuola? Mi sa che ne so. A chi lo dici? Prima vediamo come te la cavi. Quanto pesi? Una settantina? Pasquale! Tanto vi conoscete già, no? Ritmo, ritmo! Andiamo a giù, domani vi porto in trasferta con la squadra, eh? Però serve l'autorizzazione da casa, ma... papà, mamma, chi è che? No. Caramba. In America. Michele Buccerino.
fight. You, the attacker. Fucking the attacker. You, the attacker. Magari te. Bison. Bisu. Oh, a dormire, eh? Esorto. Esordio? Quale esordio? Quello che ti ha dato Frank. Ma tu guarda, io ti voglio portare alle Olimpiadi, tu pensi ai sordi? Olimpiadi? Tu non sei come tutti gli altri. Come te ce n'è uno su 100.000. Tu hai la dinamite nelle mani. Ma come si fa però a pigliare le Olimpiadi? Devi dare retta a me. Che già fa? Devi fare tutta la trafila dei campionati gradino per gradino. E poi? E poi devi entrare in nazionale. Io c'ho... Ci vuole un club importante alle spalle che ti supporta. Che ce vo'. Ma noi lo sai che facciamo? Facciamo domande alle fiamme oro. Lo sai che so? La squadra della polizia. No, io sbirro non faccio. Allora te ne scordi l'Olimpiadi. Qui per fare il pugile devi arruolare o nell'esercito o in polizia. Ma devi stare tranquillo. Ci penso io. Prendo un appuntamento con questo ispettore amico mio e ti presento. Te devi preoccupare. Ci vediamo domani in palestra. Ciao maestro. Ma che ti hai fatto la pacchia la faccia? Non è possibile, nini. Ma fammi vedere che ti hai combinato. Ma non è niente, mi sei. Mi sei già combattuto. È stato fantastico, non può capire. Ci stiamo tutti i compagni miei, ma non la dava carica, però alla fine l'ha già sfumata. Sì, state zitto. Ok. Siete papà. E beh. Ma perché ieri stai a mangazzare? Non vuoi cambiare i butti. Perché? Che ci fatti? Mi sembra che me ne fotte basta. Io vado all'Olimpiadi. Campione del mondo! Stai zitto. Ho apertura a me. Certe volte so. Andiamo, vedi questa cosa, mamma mia. Ma che è? Bulli di maniera, guarda, andiamo so. Oh no, io me ne vado. Ma allora, vieni a capire. Ma come ti hai messo questa camicia? Sbutto male. Questa cravatta che mi pare una cacciocca. Il faroa, il rispetto dei polizi. Se ne accorge subito quando si inusce a Europa. Ma così stai buoni, no? Non mancato, stai su sfasci mi bar. Mamma mia, ma finalmente non stiamo fuori. Voi tranquillo, fatta, no? Grazie a Nadì. Tu ricordo se non sei tuffo. Mi dà fatto scomodare a lei. Ma che c'è? Ho guardato da un ingresso alimentare. Ci porto pure all'estero. Sa che ne so. Ce la mamma fa mamma, subito. Senza perdere Dio. Maria, che patto, mi che mi sembra che l'ha fatta, cammino. Maria, c'è una cosa troppo importante, lo so. Una cosa troppo importante? Fammi sentire. Una cosa troppo importante, ma... Non potremmo fare, ma... No, non arrivare, ma... Ma sì o no?
Non lo faccio. Tieni il palo. Vuoi amiche? Lascia sta la casone in fango. Sabatè, scusa, ma... Non rispondo. Sarà successo qualche cosa, perché... Abbi pazienza. Scusate. Scusate. Saluto. Lo so che non hai visto in faccia. Oh. Oh, allora, oh. Oh. Ma chi ha rubato sta macchina? Cre. È un ragazzo. Facciamo l'acqua al cibo, l'ho tutto corso. Adesso voglio non mi si diverte con questa piscina. Non lasciare.
Poi ce la siamo. La u bagno duro. Non mi faccio aprire una cosa. Amore, ma posso visto? Oh, è una goduria, Io lo posso così. Ehi, mi raccomando, trattamento speciale. Hai visto un nuovo direttore? Ti è lì su fumà? Faccio un giro. E tu ci va? Su fumà? Allora, ti è piaciuto? Ma Rocco doveva far fare un giro, così da me ne lo vuoi. Che è su quattro diretto? E che te lo dico, guarda, c'è la miseria. Ma domani questa cosa la gestisci tu. Ha già parlato un po' di è d'accordo? E che sta facendo? Guarda che ti mi ripistò sul fannuto. Tu non mi capito niente. Piace un minuto rosso. Guarda che è tutto pulito, sicuro! Fidati! E mo morisci, che esci questa sera. Come stai? Vieni a trovare. Poco mi facevo morire. Come mai c'è fame? Come mai c'è fame con te? Ma tu hai capito che sono picci? Come state? Come andiamo noi? È meglio che non parliamo. Tra, sì, la trovo. Ma che oggi va a pensare che succedeva un guai di questo? Ma come te ne stai uccellando a strada? Me l'hanno fatto mettere a cadine perché fuori non ne posso da neccio perché dicono che se si mettono a cantare loro pomeriggio si vanno a raposò. Ma tu vuoi caffè? Vuoi che caffè? Boh. Grazie. Assietto, se si trova sotto. Vuoi caffè? Vuoi che caffè? Dite? Cercavo Luisella. Luisella chi? Una ragazza che abita qua. Questo nome non l'ho mai sentito. Scusami, grazie lo stesso. Maestro? Yeah. Sinistra e grande destra. Michele. Guarda. Vieni, vieni. Ma che sorpresa. Scusa, Ero messo un attimo. No, no. Ecco qua. Fatti vedere. Scusa il disordine, ma ultimamente... È costata cara sta cazzata, eh? Ah boh, ma che ne parliamo a fare? Salute. E mo? Lo
progetti. Voglio andare alle Olimpiadi, Sabati. Ma vai sul serio? Mi sono allenato per 8 anni. Ricominciamo da dove siamo rimasti. C'è stato ancora l'amico tuo ispettore del Fiamme Oro. Il Fiamme Oro. Quei trascorsi che c'hai, quando ti si prendono quelli? E sulle Fiamme Oro esiste. C'è stata un'alternativa. Ci vorrebbe un club privato. Tu vieni alla palestra, no? Alla palestra. Michele, come te lo posso dire? Ci vogliono i soldi. Tu conosci qualcuno che tiene i soldi? Dai, 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 come si andava in stato buono? Una meraviglia. Luca ci hanno fatto. È normale che si stia buono. Allora? Sì, mi sa ma pochi, la cosa che dai ci parla. No, parla a Marocca, mangiata, bevita. E chissà la c'è? Mette l'angolo. Ma chissà la casa. Oh, questo si fa su l'angolo. La casa. Benzine, quanti soldi a ciabaccia e poi dopo la marina rinderina la città qui le si va cantando anche in marina e la banca ci arriva per la rizza faccia di la notte che sta buonasera si giura. E tu che sei? Vieni, no. Senti, David. Già, no, faccio mangiare. Mamma, come lo puoi avere con me? Andiamo lì, faccio vedere che stai fa, eh? Mamma. Ma un tavolo a bufolandere.
uno cazzetto. Già, vediamo se scommessa. Ma la via scommessa allora. Ma non è che ti devi forza su tutto. Ma che ce la fa? Che ci fa tutto cosa? Ma io non so, voglio una macchina qua. Sicuro che la lista c'è qua. Stai chiuso, tra le vante, non c'è stata manutenzione, che si ha a fine che fa? Non è facile, è stata proprio rovinata. È stata troppo abbandonata. Si faceva poco prima, si faceva proprio ampresso, ma ho un mese e mezzo. Prima non posso, che la fatica assai, questa è da cambiare tutto l'impianto, in vista, stanno lì di ruggine. Stanno a cagnare. Una palestra non è un salotto. Ma io da chiesto un mestiere, non è al modo che lo faccio. Ma per carità. Più o meno posso ci pagare io, però inizio il tempo ciò. Ma poco prima si può fare? Ma può fare poco prima, forse più soldi. Qual è il problema? È un problema che si può fare. Ci facciamo soldi, però lì ti presento che avevo prontiva. Sarà qualcosa di più. Vabbè, un mese allora. Non riuscite a stare pure perché siamo qua. Un momento, oggi facciamo un burdo che vediamo la mano tecnica. Allora, come Vincenzo delle cose. Vincenzo delle cose. Fa tutto, sopra di Facciamo i corsi. No. Ma riposate un po', va in giro con questo tempo, ti viene polmonite, dopo domani c'è l'incontro. Fa come ti pare allora. È dritto? Sì. Dammi vedere. Sta calma e concentrato. Questa è un'esibizione. Quando si ricomincia si fa così. Cambiati che tardi, dai. Preparatevi a un pomeriggio da brividi! Signore e signori! Due grandi atleti rocciosi a confronto per lo spettacolo di bozza e tecnica pugilistica. Alla mia destra, il Tatanka di Marcianise, che difende i colori dell'ex boxing team, Michele Cucciarino.
Gentili di Porta Nuda e si è fatta campione provinciale. Stai chiuso bene, la guardia è importante. Stai chiuso, non può succedere niente se stai chiuso bene, capito? Lascialo fare, è lungo, si sta, capito? Lascialo stancare. Andiamo a parlare. Avete usato lo centro commerciale? Oh, ma che cazzo fa? Guarda, quando dici sì cosa, ci serve. Lo dici. Mamma punta una coppa spettacolarità. Il prossimo mondo facciamo ufficiale. Ma ci parlate proprio con il scuola della federazione. Ci siamo tornati a fase eliminatoria di campionato regionale. Ha accettato la decisione? Certo, frate. Ma che marone sette sulla fatta, mamma mia. Paura, guardi. Paura. Ci sono tornati a partecipare pure a Andimo Fierro. È una grande buccia. Solo che ha dei miei problemi. O però sei ripigliato. Un frate non mi... Come stai, Rosa? A posto, a te? È Michele. Ah, Michele, non c'è lì. Tu facci me, frate. Facciamo noi, facciamo noi. Fanno tu. Bello che, eh? Piace la piscina. Questo ristorante. Andiamo a bere un posto dove facciamo un match. Alla bascia, vedi? Bello. Vedi, vedi, eh? Che? Dai, dai, muove. E chi devo posto? Noi ci abbiamo sempre fatto i concerti più belli, lo so. Sono venuto qua. La prego Chianese, con i Tarantino. La gente è così. Seggi? Seggi è impazzato in casa. Ma cosa sei? Un gioco? Tu facciamo una cosa seria, oh, un match regolare. In questo momento sono Square Garden, non coppa a spiaggia, c'è un dobbiccio. Mi piace. Senti poco, ma... Salvatore, vero? Felice che stai buona. Però non mi dicevo niente, non mangiai. Vieni qua. Mia amica, per favore, non mangiai. Vieni qua. Vieni.
Maria, amiche. Menaggiai. Mica menaggiai! Non mi cerca più. Era tutta questa fretta di vedermi da solo. L'ho compensato. Come è andato l'appuntamento con Peppino? Buono. Questo è spettacolare. Siamo pure vicino qua. Senti, Rosa, tu che intenzioni c'hai veramente? Michele non è pronto ancora, non è un vero pugile. Ma si danno un pugno che spacchi e prendi. Tieno pugni, ma non tiene la tecnica. Così lo mandiamo a farsi male, eh? Non ti preoccupare, Sabati. Pensa a fare il tuo lavoro. E ti che ci servono 30 punti per fare diventare professionista o no? Almeno 30. Ma poi un pugile non si fa così. 10 incontri, via. Subito via il caschetto. Ma se rimane dilettante, lo facciamo impostare bene. Può ancora entrare in nazionale. Magari anche alle Olimpiadi. Professionista. Capri, ma cominciamo a brina così sorda, è meglio. Se vuoi sottare un treno, chi papà che ti ha mai aiutato. Riesci? Cosa stai? A posto? Marò. Sabato siamo pronti. E Pino. Buona serata, ma raccomando. Sta tranquillo, sta tranquillo. Michele. Buona serata a te. Non ti preoccupare. Il campione è pronto? Sempre pronto. Ecco, noi... non ci secondo, mi raccomando. Michele, bella figa, mi raccomando, eh? A capo. Peppi, ci porta tu. Chiami, eh? Andiamoci, andiamo. A Michele, eh? Poi, tanto, e chiami, eh? Pure. Il prossimo mese stiamo a posto. Ha detto qualcosa, Michele? No, niente. Una volta mi ha chiesto.
È cresso molto, eh? No, niente. Pare che mi ha vinto, no? Devo lanciare pochi progetti in futuro. Ma con l'incontro anche mio figlio, no? Arriviamo ai punti che ci serve una passata professionista. Questo poi non ci faccio mi panza. Ma che, dove che contento? Non vale la cosa che la luce. Pensiamo che cosa più calda. Per esempio potessimo pensare loro in vita. No, sapete? Ma non pensiamo, ma perché? Io ti faccio diventare professionista e poi si cambia, si guadagna. Ci andiamo a combattere pure in America. Ma c'è una cosa grande, non ti preoccupo. Va buono, basta così cosa. Andiamoci, andiamo. Ma non posso che avvicini la micro mia. Sabati? Andiamoci, andiamo, Sabati. No, no, sono troppo stanco. Date voi. Buona serata. L'ultima notte a Napoli, domani torno a casa. Deve essere emozionante vedere il tuo avversario che va giù con il pugno. Peccato che stasera è durato poco. Peccato, sì. La durata è importante. Hai capito o no? Cosa fa? Un buffo! Ehi, ragazzi! Ehi, no! Oh, dopo! Oh, basta, basta, un attimo! Che cazzo hai fatto? Oh, oh, ma che fa? Non c'è niente, non pisce dopo se ci faccio i miei cosi. No, vado. Dai, che fa? Non ci capisco. Perché non resti? Non posso. Rimani tu. È impossibile. Io ho due ristoranti da mandare avanti. Vieni tu con me? E che metto a fare? E pizza? Ok, l'ho ricevuto. Ma che sta succedendo? Una visita di cortesia. Tu? Ritardo pure oggi, eh? Che hai fatto ieri notte? Forse non hai capito, Michele. Tu o vieni qua a fare cose seriamente o te ne vai a fanculo. Ma se sembri reale, Sabatello. C'è che te sta calma. E poi pare che sotto c'è il tutti gli incontri per capo. Michele, ma come ti viene in mente che con quell'amico tuo si possono fare cose pulite? Con Rosario? Tu per Rosario sei un investimento. La palestra è come un supermercato per loro. Della box non gliene frega niente. E dobbiamo pure ringraziare che ci hanno dato questa opportunità, perché noi
Noi siamo merce di scarto, merce avariata. Capito? Non devo dire per te sta fatanzia. No. Perché? Perché stavolta devi perdere. Me l'ha detto Rosario, hanno scommesso tutti contro di te. Con Antimo Fierro devi perdere. Non mi desidero, cambio. Antimo Fierro sta proprio incazzato, sai? Senti, Michele. Non è il vostro vocazzo che dovete sapere, è quello che dovrete sapere. Mi volete facendo le cose pulite. Le cose pulite. Ma quando è che siete diventati un beciotto, non è Michele? Io mi ricordo che ci sono un assieme. Io ti ho rimesso al mondo. A che sei riconoscenza? Tutto anno è colpa tua. E non ti faccio mai cantato. No. Finalmente ci dice le cose. Io non ho voluto lasciare la chiave. E comunque si innamora di tutta sta luce. O dici che è stata io. Chi te l'ha chiesto? Chi? Assiettati. Assiettati. Ma non ci potremmo permettere di fare stronzata. Se non può finire una lunghezza. Capito buona. Ma vengo pure. E mi rifà bene che fa. Seven, eight. Cazzo stai facendo? Ci sto sognando. Vedi quella testa? Vedi quella come gli dico io? Stai aspettando. Devi perdere. Se è questo che vuoi! Lasciami stronzo! Colpisci! Colpisci! Colpiscimi! Come l'hai visto? Non so, ce lo mandiamo a ce l'hai. Ehi.
Ehi, come era chissà? Ehi, rispondi. O va a fare uno, box zero, compagno mio. Non rispondi, vai, alla faccia. In Vanille und Rosmarin und dazu ein Ratatouille. So, bitte schön, das Buffet ist eröffnet. Guten Appetit, greifen Sie zu. Entschuldigung. Guten Appetit. Com'è? Sale? Com'è di sale? Ma che ci fai dietro? Ci cercano tutti di là. Lara? Non stare lontano dagli ospiti. Sei il patrono di casa stasera. Voglio presentarti a Robin Schulz, il critico numero uno a Berlino. Sì, è aperto. È per il nuovo manager. Du hättest keine bessere Wahl treffen können. Wein? Und vielleicht kannst du ihn mir ja mal ausleihen. Am Donnerstag zum Beispiel. Da gebe ich eine kleine Party. Bei mir zu Hause. Hai fatto colpo sul mio amico. Ti ha invitato a una festa a casa sua. Mary Jo? Certo che lo è. Hat mich gefragt, ob du schwul bist. Soll uns gleich wieder schließen. Dankeschön. Ma dove eri fin tu? Sono tre ore che aspetto. Mi serve la macchina, devo fare un sacco di cose. Qui si lavora. L'avevi capito? Wein. Kein Alkohol. Boxen. Bitte? Das ist Boxen. Nein. Nazi. Verstehst du? Skins. Schlagen. Ja? Schlagerei. Nein. Ja. Nein. Das ist Boxen. Was willst du? Деньги поставим на него. Он обязательно с этим выездом поставим. Thank you.
Vai, vai. Deine Frau sind mir viel wichtiger und bla 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 und die Schönheit ist doch nebensächlich. Kommt der auf der letzten Party um die Ecke mit dieser 1,80 Supermodel, super lange blonde Haare, so eine Frau? Er ist doch selber nur 1,60. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja, das passt ja bei dir auch wie die Faust aufs Auge. Ja, oder ist das jetzt irgendwie so? Wie viel Geld? 6.000. Aber jetzt gehen wir nicht mehr. Gehen, andare via. È pericoloso, verstehst du nicht? Hey, Italiano, vai a casa. Meglio per te. Essenza di cervo, alcol, iodio, laudano, una vecchia ricetta. Com'è che parli italiano? Maria, mia moglie. Abbiamo vissuto per 23 anni insieme, poi il cancro. Erano i pugili? Tre medaglie olimpiche e tre campioni del mondo. Tutti allievi miei. Nella vecchia Jugoslavia davano borse di studio per venire a studiare nella grande Dedere. E così. Alleno dei ragazzini in periferia. Appena capisco che uno ha un po' di stoffa, gli dico di cercarsi un nuovo allenatore. E tu? Idal era un pugile. Volevo arrivare alla nazionale per andare a fare le Olimpiadi. Scusami, ragazzo, ma non sei un pugile da nazionale. Devo ammettere che hai rabbia e potenza dal destro, ma la tecnica
Vincente? Danza, 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 danza. Where is this? Das bin ich. Nein, das bist nicht du. Das ist jemand anderes. Du darfst dich nicht anschauen. Du musst dich sehen. Du musst arbeiten, jeden Tag, sehr hart, sehr viel. Poi, tra le vita. Attento, è più veloce di un lampo. Buona fortuna. Caroline. Tutto bene? Benissimo. Perché stasera vogliono tutto il tavolo vicino alla vetrata. Non ce la faccio più. Ci penso io. Poi non si mi vede. Prepara un po' di vino. Entschuldigen Sie bitte. Schicken Sie uns die Rechnung über die Reinigung. Wir erstatten Ihnen. Michele! Torna dentro. Ma che hai? Non ci capisco più niente. Ti ho dato un lavoro, una nuova possibilità? Sembra che ti ho ampiamente ripagato. C'è la fila per il tuo posto. Tschüss, macht's gut. Nach Hause, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja. Lassen Sie uns den alten Rom bei einem Flug über die Stadt. Max Schmeling. Il più grande pugile tedesco. A 31 anni batte il grande campione Joe Louis. Prima dell'incontro, Max andò a visionare il ring e capì che i riflettori degli americani erano così potenti che il tappeto del ring sarebbe diventato bollente. Usando delle suolette termiche, Schmeling riuscì a non farsi friggere i piedi, mentre Louis non riusciva più a muoversi
per le vesciche al piedi. Mm. Cazzo. Oh. Capisci? Adesso devo dirti la cosa più importante. Tra due mesi combatterai. C'è un torneo? No, c'è il torneo. Hai detto che non allenavi più a livello professionistico. Difatti, combatterai allo Stambring. Incontri clandestini? Stambring è box, pura box. Incontrerai pugili migliori in circolazione. Combatterete duramente, ma con onore, secondo le regole del marchese di Queensbury. Chi? Michele. Quante domande. Chi? Devi fidarti di me, Michele. Se accetti, nei prossimi due mesi dovrai allenarti come se dovessi batterti per il titolo mondiale. La sola differenza è che non ci guadagnerai niente. Nessuno sa chi organizza lo Stambring. L'ultimo c'è stato 10 anni fa. Il principio dello Stambring è questo. I titoli mondiali non corrispondono quasi mai al reale valore dei pugili. Allo Stambring non esistono i punti. Si vince solo per knockout. Nico ha sich für dich eingesetzt. Il vantaggio di essere un emarginato. Hai finito! 30 minuti corsa! Quando si parte? Tra 10 giorni. A Gorzów, in Polonia. Ascolta, Michele, tu sei uomo, loro sono uomini, loro hanno il pugno, la tecnica, tu hai il pugno, è questo. Finalmente è arrivato il momento di capire se sei un vero pugile. Ah, dimenticavo, Michele, se arriverai all'ultimo match, vorrà dire che il mio lavoro con te è finito. Thank you.
Era un bravo uomo, tuo nonno. E mo? Quando riparti? Non so se riparto. Michele, se tu non ci puoi stare qua, eh? Vedi, ti ammazzo. Facciamo andare in Germania, sabato. Andare alle Olimpiadi. Ancora? Michele, tu sei pazzo. Non ci ha fatto stammering. E che hai fatto? Non ci ha vinto. Agora o caminho está aqui para chegar mesmo. Pode. Vou ir para o posto. Vem cá. Ti fatto male a turno. Non ci sai, ci uniscono per te, Michele. Non è vero. C'è stata l'amica mia, Rosario. O no? Chi ci sta là fuori? Salvador? E non è adatti a fuo servizi, eh? Non è mandato qua nei guardi. Oh. Ma tu amico pu. Hai sbagliato una volta e male sapava tutta la vita. Dispu! Eh? E se la fa sta cosa, falla l'ingresso.
Thank you.